Добър ден на всички, аз се казвам Андрея. Днес искам да ви представя българският без усилие. Buongiorno amici linguisti, benvenuti alla recensione del bulgaro senza sforzo, che chiaramente, come vedete, non è in lingua italiana perché purtroppo questo titolo non è presente al momento in italiano, bensì lo potete trovare in lingua tedesca, Bulgarisch ohne Mühe, o in francese Le Bulgare sans peine. La mia edizione appunto tedesca l'ho presa in occasione del mio Erasmus in Bulgaria e mi ha molto aiutato a progredire in questa bellissima lingua slava, molto simile al russo, ma ancora di più al serbo e al croato. Il bulgaro senza sforzo è sempre appunto appartenente alla collana senza sforzo, scusate la ripetizione, e pertanto è un corso che presenta una doppia fase, attiva e passiva. Si inizia con la fase passiva, dove per le prime 50 lezioni del corso ascoltate il dialogo della lezione che state affrontando, ne leggete la traduzione, le note grammaticali e culturali e poi svolgete gli esercizi. Il primo esercizio è di ascolto e traduzione delle frasi dal bulgaro al tedesco, il secondo esercizio invece è di completamento barra traduzione dal tedesco al bulgaro. La fase passiva invece in che cosa consiste? La fase passiva del corso? La fase attiva invece in che cosa consiste? Beh, una volta che siete arrivati alla lezione numero 50, vi troverete a continuare con la fase passiva, tuttavia inizierete anche a riprendere le lezioni da capo, però traducendo questa volta dal tedesco al bulgaro, per cui se siete madrelingua italiani sarà abbastanza un suicidio tradurre non dall'italiano ma dal tedesco al bulgaro, però in realtà ne vale la pena. In questo modo, infatti, con la fase attiva vi renderete conto dei vostri progressi linguistici, vi renderete conto che di fatto saprete già parlare il bulgaro. Il corso, come potete vedere qui in basso, porta a un livello B2, ovvero un livello intermedio più che soddisfacente per poter conversare con i nativi e per andare in Bulgaria e capirci qualcosa. Vediamo come è fatto il corso. Bulgarisch ohne Mühe. Allora abbiamo una bella presentazione del corso, appunto di come si svolge. I tedeschi poi sono molto precisi, vabbè, in realtà anche in italiano trovate tutte queste belle spiegazioncine. Dopodiché abbiamo l'introduzione alla lingua. L'introduzione passa per l'alfabeto, che è appunto il cirillico, ma in caso sappiate già il russo, molte persone che imparano il bulgaro arrivano dall'apprendimento del russo, per cui questo problema non si presenta. Ma comunque appunto viene spiegato per bene l'alfabeto, che si impara facilmente, e poi appunto iniziamo con le lezioni. Prendiamo una lezione a caso, per esempio la numero 15. Come vedete abbiamo il dialogo, qui la traduzione, le nostre note grammaticali, culturali, la pronuncia figurata e poi gli esercizi. Primo esercizio, frasi dal bulgaro che saranno ascoltate e poi le tradurrete a voce in tedesco. Secondo esercizio, completamento, frasi in bulgaro, bisogna inserire le parole mancanti e note culturali a fine lezione. Fondamentali onnipresenti nel corso Assimil sono le nostre vignette, sono le vignette divertenti, ironiche, che vi fanno strappare un sorriso e vi fanno rendere conto che se sapete già ridere nella lingua straniera che imparate, vuol dire che siete messi bene. Pennaiset urok. Vremeto. Kakvo je vremeto srebrna? Vali dežd studeno je. Imali vjater? Da, ima silen vjater. Od vremena vreme deždet spira i ima slince. Evo pri mene, no vreme to ne je hubavo. Trjava da nose pullover jake. Ne se kolebaj, zemigi i trgvaj. Ovviamente se avete gli audio, cosa molto molto consigliata per qualsiasi libro di questa collana senza sforzo, ascoltate i dialoghi più e più volte, ripeteteli fino allo sfinimento perché davvero costituiranno la base passiva del vostro apprendimento e vi faranno fare presto progressi enormi. Per cui se la vostra domanda è gli audio sono necessari, ebbene sì, sono necessari se volete apprendere con successo il bulgaro o qualsiasi altra lingua utilizzando un metodo assimilabile.
Ovviamente poi abbiamo le lezioni di riepilogo, che sono la lezione 7, i multipli di 7, per esempio 21, dva de sette per buroc, pregovor. Abbiamo le nostre spiegazioni grammaticali con tutte le circostanze del caso che vi spiegano come parlare in maniera corretta il bulgaro. E poi abbiamo alla fine un esercizio di riepilogo con tutte le frasi che riprendono i vocaboli delle lezioni precedenti e che vi permettono di ripassare per bene appunto quanto avete imparato nelle lezioni precedenti. Infine abbiamo poi un bel dizionarietto con i vocaboli più importanti che avete appreso, un tutorial per imparare a scrivere in cirillico corsivo, dei rimandi bibliografici se volete saperne di più, dei fogli dove potete prendere voi appunti vari e anche l'elenco dei verbi più comuni che avete visto nel corso. Questo è tutto per quanto riguarda il bulgaro senza sforzo. Se volete acquistarlo, beh, vi suggerisco di farlo perché è davvero un ottimo investimento in caso vi interessi la lingua bulgara. Ако искате да научите български, хайде да купите този курс. Българският без усилие. Чао!